cause nobili hanno sempre spinto l'uomo alla realizzazione di grandi opere. Ma rare sono quelle che gli sono costate tanta energia quanto l'oro. Per una pepita, l'uomo ha sfidato gli elementi, ha raso al suolo montagne, percorso il globo, ha fatto dell'oro un parametro con cui misurare ricchezza e successo, ha creato con questo metallo ornamenti atti a lusingare la sua vanità. A causa sua, orde di coloni, commercianti e miserabili della terra hanno attraversato l'intero continente americano dalla California all'innevata Alaska. Oggi, nell'ampio bacino brasiliano del Rio delle Amazzoni, la corsa all'oro può contare su nuovi punti di sfruttamento: Porto Velho, Itaituba, Serra Pelada. I cercatori d'oro sono insaziabili e impazienti. Temono che la morte sopraggiunga a derubarli del loro oro. Come suggerisce questa mano di mummia armata di mazza in oro, ci sarà sempre chi partirà per questa folle e vana corsa. Calipso segue il cammino dei primi avventurieri. Sognavano l'Eldorado, ma solo pochi di loro si aspettavano che il fiume celasse dei tesori, che nascondesse davvero fra la sabbia vere e proprie fortune. In una cassaforte di proprietà del governo, Jean-Michel Cousteau può ammirare una pepita estratta da una delle nuove miniere del Rio delle Amazzoni, che fanno ormai del Brasile il terzo paese produttore d'oro nel mondo. Considerate doni del sole, gli artigiani indiani avevano trasformato queste pepite in fantastici tesori, diversi secoli prima dell'era cristiana. Sin da allora, gli indiani avevano imparato a raccogliere l'oro setacciando le sabbie del fiume, a fonderlo per farne ornamenti, a consacrare i loro sovrani cospargendone di polvere preziosa gli abiti. L'Eldorado della leggenda. Ma l'oro sarebbe diventato per gli indiani una risorsa maledetta, la causa principale della loro scomparsa. Affascinati dai gioielli e dagli oggetti preziosi di civiltà sconosciute, i conquistadores e più tardi i coloni europei catturarono e massacrarono sistematicamente gli indios per obbligarli a rivelare dove avessero nascosto il loro oro. Ridotti in schiavitù, i sopravvissuti dovettero estrarlo a beneficio dei vincitori dai pozzi che essi stessi avevano scavato. Oggi c'è ancora chi si inerpica su per simili pozzi nei giacimenti auriferi di Serra Verde, ma sono schiavi solo delle proprie esperienze. Credono tutti al colpo di fortuna che improvvisamente darà loro la ricchezza. Sul fiume Tapajos, una nuova spedizione si prepara ad esplorare la regione dell'oro. Ma stavolta non ci sono galeoni né soldati. Il comandante Cousteau augura buona fortuna all'equipaggio della Calipso e agli esperti che li hanno raggiunti. Insieme viaggeranno su diversi mezzi di trasporto che permetteranno loro di far fronte ad ogni imprevisto. A bordo dell'elicottero, Jean-Michel segue la piccola carovana che si sposta sull'autostrada transamazzonica parallelamente al corso del fiume. In rotta verso sud, per aria, per terra o per mare, gli esploratori si dirigono verso le concessioni aurifere a sud di Itaituba. Prestando estrema attenzione alle asperità del terreno, Ugo Lamprati guida il camion Jacaré controcorrente. Sulle rive del Tapajos cominciano ad apparire dei rifugi provvisori. Ed ecco le figure tozze dei garimpeiros, i cercatori d'oro, che si sono accampati lungo la riva. Uno di loro, più metodico di tutti gli altri messi insieme,
attira l'attenzione di Jean-Michel. È la prima volta che incontriamo Pascal. Egli non fa parte dei cercatori che possiedono vaste concessioni e attrezzature sofisticate per estrarre l'oro. Come molti altri modesti cercatori d'oro o garimpeiros, il suo unico attrezzo è la batea, nella quale lava instancabilmente la sabbia. Nonostante abbia una moglie e dei bambini che ama moltissimo, si ricongiunge alla sua famiglia solo durante la stagione delle piogge, quando l'esplorazione è praticamente impossibile. Per 3 o 6 mesi all'anno conduce una vita solitaria, portando con sé solo una maca, una batea e qualche utensile da cucina. Qui, accanto ad un focherello, Pascal fa essiccare i sedimenti auriferi trovati durante il giorno. Lo osservo insieme a Raymond Cole. Raccoglie le preziose pagliuzze in un foglio di carta ripiegata, 11 grammi, vale a dire 150 dollari. È quanto chiede una prostituta nei campi situati lungo la riva. Gli proponiamo di riportarlo a casa sua. In meno di un minuto ha raccolto le sue cose. Nelle 3 ore di viaggio necessarie a risalire il fiume, Pascal resta come prigioniero della propria solitudine. Sembra estraneo a questo mondo di bambini che giocano e di donne che lavano biancheria invece della sabbia. Itaituba ha come dell'incompleto. È un insieme di negozi e bar rudimentali costruiti in fretta, circondati da case variopinte e da rifugi a malapena ricoperti da un tetto di foglie o di lamiera. Dappertutto le insegne ricordano la vera ragion d'essere della città. Dappertutto le insegne dicono: qui si compra oro. La maggior parte dei 50.000 abitanti della città finiranno per passarci la vita. Ma solo pochi di loro vedono in Itaituba qualcosa di più di un semplice luogo di passaggio. Pascal ci porta dal negoziante con cui fa regolarmente affari. Tira fuori dalla tasca il pacchetto contenente le sue pagliuzze d'oro, il ricavato di 3 mesi di lavoro nella foresta. Controlla i pesi della bilancia. Dalla somma che otterrà dipendono il cibo, i vestiti e gli sporadici regali che porterà alla sua famiglia. ...27 unce. Pascal accetta il prezzo che gli viene offerto, circa 3 milioni di cruzeiros, vale a dire 60.000 franchi, per tutte quelle settimane, quei mesi, trascorsi lontano da casa. Per alcuni garimpeiros l'assenza è ancora più lunga. In un orfanotrofio tenuto da una chiesa tedesca vivono circa 250 bambini, il commovente scarto di un mondo alla deriva. Alcuni sono stati semplicemente abbandonati dai padri o dalle madri che hanno deciso di continuare per conto loro questo difficile cammino o che sono morti in incidenti di cantiere. Altri sono figli di prostitute, infortunati o conseguenze accidentali del commercio della carne. La nostra equipe propone agli orfani una partita a pallone. Ci sentiamo piuttosto in forma e sappiamo tutti giocare. Ma la nostra fiducia viene presto distrutta. Non riusciamo a toccare mai il pallone. Il punteggio finale sottolinea l'entità della nostra sconfitta, 11 a 0. Ci lecchiamo le ferite mentre i bambini ridono del bel tiro che ci hanno giocato. Le pagliuzze d'oro vengono pesate e vendute.
Le mazzette di banconote sono per il Garimpeiro il segno della sua vittoria contro la solitudine e i pericoli della foresta. La vittoria dei bambini sull'abbandono e sulla paura è pagata con una moneta diversa. Loro imparano a ridere. A bordo del camion a 6 ruote motrici, l'equipe Cousteau si dirige verso la regione mineraria di Marupa, a nord di Itaituba. Le piste aperte a fatica nella foresta sono piene di insidie, visto che immediatamente e implacabilmente la giungla si richiude su se stessa. Qui gli sforzi dell'uomo sembrano futili. Bloccati da un cumulo di alberi recentemente caduti, Jean-Michel e la sua equipe tentano di aprirsi un varco. Le formiche e gli altri insetti non ne sembrano assolutamente turbati. Le vie del cielo sono senza dubbio più rapide. Su minuscole piste aperte nella giungla si succedono piccoli aerei da savana. Ma è molto rischioso. Dopo aver superato un altro cumulo di alberi tagliati e il bosco ceduo, Raymond Cole scopre con suo grande stupore un nuovo tipo di colono a Marupa. Qui, ancora come ai tempi dei pionieri alla conquista dell'Ovest nell'America settentrionale, la terra appartiene a chi la dissoda. Generalmente, un nuovo proprietario coltiva il suo pezzo di terra per ottenere dei raccolti. Ma in questa regione, il disboscamento ha come unico scopo la creazione di un cantiere per l'estrazione dell'oro. Il terreno viene scavato con un getto d'acqua. Migliaia di tonnellate di terre aurifere vengono aspirate e riversate su delle griglie calibrate che eliminano la ghiaia. Il feltro sul fondo del filtro lascia intravedere un luccichio giallo. Un lembo di foresta è stato scambiato con una manciata di polvere d'oro. Malgrado i risultati a volte rincuoranti, la vita del campo è triste. Come unica distrazione, i garimpeiro sanno la cachaça, una bevanda alcolica estratta dal mais e dalla canna da zucchero, e ovviamente le donne, qualche volta alla settimana. In realtà è la speranza che li fa andare avanti. Lavorando senza sosta, essi sognano di fare il colpo grosso, di conquistare il proprio Eldorado personale, la terra promessa che si nasconde dietro la miseria umana. A circa 1600 chilometri da Porto Velho, nel Brasile occidentale, l'elicottero della Calypso si avvicina ad un altro campo di cercatori d'oro.
una grande flotta di chiatte si è stabilita sul fiume Madeira. Gli uomini cercano di pompare, aspirando, le sabbie aurifere dal letto del fiume. L'équipe Cousteau sbarca a Pirau, uno dei villaggi gemelli situati sul fiume. Jean-Michel, Raymond Cole e Arturo Calvo si mischiano a questo mondo bizzarro. Costruiscono in fretta il proprio rifugio usando tronchi scortecciati per le pareti e foglie di palma per il tetto. Tutto qui sembra effimero. Quando le chiatte rimontano oppure scendono il fiume, i villaggi le seguono. Il flusso ininterrotto di nuovi garimpeiros arriva a piedi, in aereo, in camion e persino in taxi. Vi sono giovani coppie con bambini che cercano un luogo sicuro in cui accamparsi. Veterani di altre corse all'oro. Poveri coloni venuti dal sud sterile. Sono tutti attratti da racconti di fortune improvvise e favolose. Qui non possono permettersi di fallire. I prezzi dei ristoranti, dei negozi alimentari, delle farmacie sono molto alti. Ogni giorno nuove chiatte arrivano ad aggiungersi alla piccola flotta sparpagliata sul fiume. Arrozzamente montati su semplici galleggianti in acciaio, questi rudimentali battelli sono comunque dotati di gruppi elettrogeni, di compressori che pompano l'aria al sub e di selezionatori d'oro. Ognuno costa circa $25,000, il che va ben oltre le risorse di molti cercatori d'oro. L'équipe Cousteau scopre che alcune chiatte fungono da negozi, officine o anche case di tolleranza. Ma sono soprattutto sfruttate come piattaforme per il recupero dell'oro. A ognuno di esse sono legati due o tre sommozzatori che si alternano sul fondo. Ottengono dal proprietario fino a metà dell'oro che raccolgono. Prima di raggiungerli, Raymond Cole e Arturo Calvo cercano di valutare i pericoli che andranno ad affrontare. La maggior parte dei 1500 sommozzatori, o palombares, ignora completamente le tecniche di immersione o le regole di sicurezza. Per 3 ore di fila lavorano senza vedere nulla e aspirano a tastoni i sedimenti dal letto del fiume con il tubo del loro aspiratore. Sono tanti quelli che, risalendo troppo in fretta, vengono colpiti da embolia e sputano sangue. La loro vita dipende dal tubo dell'aria. Il narghilè è la loro unica attrezzatura di sicurezza. Alcuni sommozzatori sono rimasti bloccati sott'acqua a causa di frane del terreno o di alberi trasportati da una corrente pari a 6 nodi. Quando le chiatte si trovano di nuovo sul filone, una lotta mortale avviene sott'acqua, invisibile in superficie. Può succedere che un rivale geloso tagli il tubo dell'aria di un altro sommozzatore. Incurante delle difficoltà umane, il lavoro sulle chiatte non si ferma mai. Ora dopo ora, giorno dopo giorno, tonnellate di sedimenti auriferi vengono lavati in particolari batee meccaniche che ingurgitano e rigettano ghiaia e sabbia del fiume per trattenere solo il materiale prezioso. In media, ogni chiatta può estrarre al mese più di 5 kg d'oro, e ogni sommozzatore guadagna l'equivalente di $13,000. I raggi del sole che si riflettono sulla superficie dell'acqua sono uno spettacolo rassicurante per Raymond Cole, che risale dopo la sua immersione. Veterano delle nostre missioni sottomarine, Cole si è immerso spesso in acque insidiose. Tuttavia, qui ha avuto paura.
paura per tutti quei sommozzatori inesperti che lavorano nelle forti correnti delle acque torbide del rio Madeira. Un pericolo ancora più grande minaccia non solo i sommozzatori, ma tutti coloro che hanno a che fare con l'oro e vivono dei proventi del fiume. Molto spesso questo pericolo passa del tutto inosservato. Per separare i granelli di sabbia dalle pagliuzze d'oro, il garimpeiro lascia cadere qualche goccia di mercurio nella batea e rimescola con precauzione questa mistura. Il mercurio è da tempo usato nell'estrazione aurifera proprio in virtù del fatto che si amalgama facilmente con certi metalli ed anche alle fini particelle gialle nascoste nel recipiente. Il mercurio in eccesso viene poi semplicemente eliminato sfregando con un fazzoletto. Dopo aver versato in una batea l'amalgama di mercurio e oro, il garimpeiro si appresta a prendere possesso del suo tesoro. Surriscalda il composto con un cannello. Incuranti della tossicità dei vapori di mercurio, gli spettatori, i bambini che giocano lì intorno e lo stesso garimpeiro, si avvelenano letteralmente. Il fiume stesso è seriamente contaminato dagli scarichi di mercurio. Stimando che almeno 30 tonnellate di mercurio sono state così disperse nel rio Madeira durante gli ultimi 4 anni, Jean-Michel decide di approfondire il problema. Gli scienziati Jacques Coston e Denis Powers si apprestano a studiare il livello di inquinamento del fiume. Jean-Michel ricorda la tragedia di Minamata, porto giapponese in cui centinaia di persone morirono avvelenate o restarono inferme dopo aver mangiato pesci contaminati da scarichi di mercurio. Egli teme che una calamità simile si prepari in sordina nelle acque del Madeira. A valle del villaggio di chiatte e barche, il Madeira è interrotto da rapide che finiscono in grosse cascate. Questa barriera naturale è un sito favorevole per la pesca. Qui centinaia di pesci gatto vengono catturati giornalmente per essere venduti a Porto Velo o nei campi minerari 40 km a monte. La squadra scientifica raccoglie campioni d'acqua e cattura pesci nel fiume. Powers preleva pezzetti di unghie, capelli e sangue fra gli abitanti per un'analisi esterna. Dopo essere stati minuziosamente pesati, descritti, numerati e registrati sui carnet di Powers e Coston, i pesci vengono immediatamente congelati e spediti per via aerea all'Università John Hopkins e ai laboratori di Monaco per una serie di analisi dettagliate. Il primo esame effettuato su questi pesci rivela innanzitutto un elevato numero di parassiti. Ma le analisi dei campioni metteranno in evidenza tassi di mercurio 2 volte superiori al normale. Il mercurio può accumularsi per anni nei tessuti viventi prima di provocare problemi, soprattutto nervosi. L'avvertimento è chiaro, una grossa minaccia pesa sul Madeira. Nel frattempo, i bambini continuano a lavare nell'acqua inquinata il pesce che loro e le loro famiglie mangeranno. All'alba, il bacino del rio delle Amazzoni è coperto dalle nebbie che il fresco della notte porta sulle immense distese della foresta tropicale. Riscaldata dal sole, la foschia si dirada lentamente, rivelando uno spettacolo fuggente, strano, mai tanto strano quanto a Serra Pelada. Jean-Michel ricorda.
si sarebbe portati a credere che le sagome di queste formichine laboriose non siano che fantasmi che appartengono a un mondo immaginario, che spariranno come le nuvole. Mi tengo a fianco di ciò che resta di una piccola montagna. Adesso vi è solo una falesia e un ampio scavo che sembra appartenere a un altro luogo, a un altro tempo. Mentre la polvere si alza nell'aria calda del mattino, assisto a ciò che potrebbe essere paragonato alla costruzione delle piramidi, o alla punizione dei dannati nell'inferno di Dante, o forse alle riprese di un film d'epopea biblica di Cecil B. DeMille. Tuttavia, queste figure non sono frutto di un sogno. I 45.000 uomini che lavorano in queste miniere e salgono su per queste scale sono più che reali. Le frane sono vere. La miniera di Serrapelada, aperta 4 anni fa, ha scatenato una vera e propria corsa all'oro a sud-est dell'Amazzonia. Uomini avidi di ricchezza scavano con le loro pale i 6 metri quadrati della loro concessione. Scavano con precauzione, strato dopo strato. Qui la speranza è legata al colore della terra. È proprio in base al colore che si deciderà se un sacco di terra conterrà oro o no, se esaminarlo o buttarlo via. Qui la felicità si misura a colpi di pala. Ora dopo ora, dall'alba al tramonto, un andirivieni continuo anima le pareti della grande fossa. Carichi di sacchi pesanti fino a 20 kg sostenuti solo da una corda legata intorno alla fronte, gli uomini montano meccanicamente su per quella scala, attenti a non perdere l'equilibrio. Durante la salita si dimostrano solidali con quelli che stanno per cedere. Senza neanche guardare, il portatore non ha che da tendere la mano. Qualcuno la prenderà. Tuttavia queste scale sono soprannominate Adios Mama, addio mamma, perché non sempre c'è qualcuno pronto a venire in loro aiuto. A volte la scala barcolla, oppure colui che cade trascina con sé altri che stanno arrampicandosi. Fuori dalla fossa, gli uomini con il loro sacco pieno si dispongono in una fila centrale, pronti a ripartire dopo aver depositato il proprio carico. La fresca foschia è già scomparsa. L'aria stessa diviene un fardello pesante. Con una temperatura di 40 gradi, il calpestio continuo di migliaia di uomini crea una nuvola soffocante, costituita da fini particelle di polvere rossa. Molti di loro usano una mascherina per respirare meglio. Ogni uomo va e viene tra le 40 e le 60 volte al giorno. Ogni viaggio è registrato da controllori sia nella cava che allo scarico. Il sacco viene svuotato nel punto indicato e poi si torna rapidamente nella fossa. A 3 franchi al sacco ogni viaggio ha il suo peso. Ciascuno trasporta più di 1 tonnellata al giorno. In totale, 30.000 tonnellate di terra vengono spostate quotidianamente a dorso d'uomo. Una nuova montagna rinasce non lontano dal punto che occupava prima. In fondo alla miniera, la notte arriva prima che in superficie. Ma spesso le squadre continuano a lavorare e a scavare fino a sera con febbrile e instancabile ostinazione. Perché qui, nel fango, a qualche centinaio di metri sotto il livello in cui hanno iniziato lo scavo, i proprietari delle concessioni e i loro collaboratori trovano le vene più ricche d'oro. Oh,
Per i titolari delle concessioni possono passare settimane o addirittura mesi senza guadagnare nulla, mentre si accumulano le spese. Ogni concessione ha un numero variabile di collaboratori, a volte una ventina. Più ve ne sono, meno rischi si corrono. Vi sono gli addetti allo scavo, al trasporto e al controllo. L'esperienza di questi ultimi permette loro di dire rapidamente se un sacco di terra deve o non deve essere selezionato ai fini dell'estrazione dell'oro. Gli addetti al trasporto non condividono generalmente né perdite né benefici. Ma a causa degli sforzi a cui sono sottoposti dovendo portare il loro fardello nel fango sul fondo della miniera, ottengono spesso un premio di 80 centesimi a sacco. I sacchi di terra ricchi di minerale sono immagazzinati in un deposito tenuto sotto controllo dai membri dell'equipe finché il minerale non viene trattato. Terra anarchica all'inizio, Serra Pelada ha oggi istituito la propria polizia. La violenza e i furti sono rari. Le armi, l'alcol e le donne sono proibite di comune accordo. Ogni infrazione è immediatamente punita con l'allontanamento dal campo. Ma come questo addetto al trasporto che mostra il suo dente d'oro, la maggior parte degli uomini è troppo stanca per litigare. Il loro andirivieni è praticamente incessante. Si fermano solo qualche minuto per dare un morso alla focaccia di mais che il datore di lavoro dà loro 6 volte al giorno. Per alcuni, ahimè, il riposo diventa definitivo. Cadono vittime delle frane o di altri incidenti. Infatti, Serra Pelada, dall'inizio della corsa all'oro, conta già numerosi feriti gravi e 42 morti. Con un occhio fisso sulle pareti instabili, i lavoratori provocano essi stessi delle frane, piuttosto che vedersi crollare addosso all'improvviso delle muraglie di fango. I portatori sono pagati giornalmente. Ricevono in media l'equivalente di 160 franchi. Ma l'inflazione galoppa. E questo salario basta solo per la sopravvivenza al campo. I garimpeiros indipendenti fanno la fila per consegnare l'oro che hanno estratto da piccole concessioni situate all'esterno della miniera principale. Spesso capita che non guadagnino più di un portatore. Mentre attendono pazientemente che il minerale venga fuso, si raccontano storie di buona e cattiva sorte. Oppure restano in disparte pensosi e contemplano paesaggi interiori che solo loro possono vedere. Infine, con mite soddisfazione o spesso con grande delusione, ricevono il frutto dei propri sforzi. È meglio di niente, ma è sempre poco in confronto a quel che hanno passato. Una sottile foglia d'oro. Ampia ferita aperta scavata dall'uomo, Serra Pelada resta comunque una fra le aree lottizzate più ricche del mondo. Tutto intorno al giacimento si snoda un flusso incessante di sabbia e ghiaia che ha già fruttato 26 tonnellate d'oro per un valore di 300 milioni di dollari. La leggenda racconta di pepite favolose, di cercatori diventati milionari da un giorno all'altro e persino di un cuoco che in poche settimane guadagnò 20.000 dollari recuperando con una scopa la polvere d'oro che si era depositata sul parquet del suo caffè. Pochissimi garimpeiros hanno avuto la stessa fortuna di Joaquín Barrera Bonfín Sorriño, meglio conosciuto come Kinko.
Comproprietario di molte concessioni, Kenko dovette lavorare mesi e mesi invano prima di raggiungere la polvere dorata. Durante gli ultimi 2 anni, le sue concessioni hanno prodotto più di 300 kg d'oro per un valore pari a più di 5 milioni di dollari. Kenko, per voce del suo interprete Silvio, spiega a Jean-Michel il processo di raffinamento dell'oro. Lo lavano, dice Silvio, poi lo portano qui per farlo essiccare. Quanto tempo porta via questo tipo di lavoro? Chiede Jean-Michel. Una settimana. Una settimana di lavoro. E quanti uomini? 45. Per una settimana, dice Silvio. Kenko adesso trasporta personalmente, accompagnato da Jean-Michel, i suoi recipienti d'oro verso il deposito governativo. È così che continua il lungo percorso cominciato in fondo alla miniera e poi su per i canali. Già lavato e asciutto, l'oro viene riversato con attenzione su un foglio di plastica. Poi un addetto del governo elimina con una calamita le polveri metalliche non d'oro. È questa un'altra tappa nel processo di separazione dell'oro dagli scarti che lo circondano. Il metallo prezioso viene poi travasato in un mastello di pietra che contiene un prodotto resinoso. L'oro resterà sul fondo e le ultime impurità risaliranno in superficie portate dalla resina. Il mastello viene poi messo in forno. Nei 3/4 d'ora necessari alla fusione dell'oro, Kenko e i suoi iniziano già a parlare di nuovi cantieri, di nuovi colpi di fortuna. Colato in uno stampo, il metallo fuso, ancora incandescente, brilla. Eccolo là, la causa di tanti sforzi e sacrifici, il santo Graal del conquistatore del Garimpeiro. Appena la resina in cui le ultime impurità sono rimaste intrappolate si raffredda, essa viene minuziosamente separata dal lingotto. Per eliminare le ultime tracce, il lingotto è immerso in tinozze piene d'acido. Dopo un risciacquo in acqua fredda, ecco che il lingotto splende in tutta la sua lucentezza. In silenzio, Kenko guarda i lingotti messi sul piatto della bilancia. Lì verrà valutata la sua fortuna. Il verdetto sul peso non decide se il cercatore d'oro è intelligente o stupido. Lui e la sua squadra si sono semplicemente trovati al posto giusto, nel momento giusto. Il contabile verifica ancora una volta il prezzo che paga. Dopo aver dedotto il 25% di tassa governativa, i guadagni di Kenko ammontano a circa 158 milioni di cruzeiros, cioè circa 190 mila dollari. Lasciando cadere qualche cruzeiros dietro di sé,
un ufficiale governativo estrae dalla cassaforte delle enormi mazzette di banconote. Il pagamento non è molto comodo in Brasile, essendo la banconota da 5.000 cruzeiros quella di taglio più grande. Trasformato in carta, il ricavato della settimana, pesante quanto l'oro venduto, viene radunato in un grande sacco di plastica. Kinko chiude il sacco e se ne va. Per la prima volta accenna un sorriso. Senza armi né scorta, Kinko porta con sé una fortuna per strada. Non teme aggressioni. Qualche mese è bastato ai minatori di Serra Pelada per capire che, tutelando la sicurezza altrui, proteggevano anche la propria. Kinko, visibilmente portatore di buone nuove, è accolto calorosamente dai suoi collaboratori. In camicia pulita e cappello bianco, i suoi collaboratori principali attendono composti che il denaro sia tolto dai cartoni e disposto per terra su un telo. Davanti a tutti, ogni membro della squadra, collaboratori, controllori, minatori, prendono quanto spetta loro. Non hanno certo segreti l'un l'altro. Condividono rischi e benefici secondo la loro funzione e il loro contributo iniziale. Uno di loro ha persino dato vita ad una storia ormai divenuta leggenda in tutto il paese. Un anziano contadino di nome Vicente Lopez racconta la storia a Jean-Michel. Tutto cominciò, dice, con un sogno nel quale vide sua figlia ricoperta da escrementi. Mentre cercava di aiutarla, si rese conto che era oro. Il mattino seguente, sicuro d'aver fatto un sogno premonitore, si vestì di bianco. Ignorando le prese in giro dei garimpeiros, allontanò gli uomini che scavavano. Si inginocchiò e immerse le mani nel fango. Le sue mani trovarono immediatamente quel che cercavano. Strappò lentamente al fango 35 kg d'oro per un valore di $500.000. Era la pepita più grossa mai trovata in Brasile. Oggi la pepita ha cambiato proprietario. Si trova nella cassaforte dei tesori nazionali a Brasilia, sotto stretto controllo. È proprio lì che Jean-Michel Cousteau è andato ad ammirare il prezioso reperto divenuto monumento nazionale. Ela foi encontrada numa região que tinha uma mina de água sulfurosa. Então ela encolheu, por isso que esse material é preservado. Ancora sporca di terra, come quando fu scoperta, non è una gran bellezza, ma è impressionante. 35 kg d'oro. Dopo la sua estrazione, venne trovata una pepita ancora più grossa per un valore di $1.000.000. Cosa ancora più sorprendente, questa pepita ricorda vagamente un profilo umano. Ma è la pepita storica di Lopez che è ormai entrata nella leggenda. Ed è proprio quella che sta a simboleggiare la fortuna e la speranza nel perseguimento della ricchezza. A Serra Pelada gli uomini sembrano eseguire una strana danza rituale. Ogni passo nella fossa li avvicina forse alla fortuna.
Jean-Michel decide di unirsi per un attimo al loro viaggio. Ma i suoi abiti sono troppo lindi. Scatenano le prese in giro dei minatori che lo guardano dalle piccole terrazze a forma cubica. Ripercorre passo dopo passo il cammino di Lopez fino in fondo alla miniera, fino al punto in cui fu scoperta l'enorme pepita. Là Silvio gli traduce le parole di incoraggiamento che Kinko rivolge agli altri cercatori d'oro. Dice che è un lavoro molto duro, che è molto penoso e che ci sono voluti 2 anni per trovare l'oro in questo punto, che hanno dovuto scavare a 100 metri di profondità per trovare il loro filone. Se avesse un messaggio da trasmettere, sarebbe questo: abbiate fiducia in ciò che fate, non vi fermate. Alla fine ne sarà valsa la pena. Un altro garimpeiro fa a Jean-Michel Cousteau delle confidenze più pessimistiche. Ovidio Cardoso de Alençard lavora sul suo pezzo di terra da 2 anni senza alcun risultato. Ha venduto casa e macchine, ha ipotecato il suo futuro. Oggi possiede solo una parte della sua concessione. È un perdente sotto tutti i punti di vista. E tuttavia resta un filosofo. Nella ricerca dell'oro, come nel gioco, dice, bisogna saper vincere e perdere con classe. Pessoal trabalha quantas horas por dia? 8 ore. Silvio traduce. Dice che la miniera sarà chiusa a novembre, ma che se tutta la squadra continuerà a lavorare duramente, troveranno l'oro. Ognuno avrà la sua parte. Conosce uomini che sono venuti qui e hanno lavorato per 1 o 2 anni senza ottenere nulla e se ne sono andati. Il garimpeiro che li sostituisce trova poi l'oro 2 giorni dopo. Allora forza, non mollate. Andare avanti. Oggi gli uomini di Serra Pelada proseguono un viaggio che iniziò prima ancora dei conquistadores. Da secoli l'uomo è vittima di un paradosso. Cerca l'oro che lo libererà e tuttavia ne resta schiavo. In ogni tempo ha innalzato altari e totem per guadagnarsi i favori degli dei. Uno dei suoi simboli più importanti fu il metallo giallo splendente che prometteva la potenza e le ricchezze derivanti dal successo. Oggi resta un simbolo il cui prezzo può essere letto ogni giorno sui giornali. Spesso il prezzo non è più alto di quello che l'uomo dà alla più preziosa delle merci, se stesso. All'arrivo delle piogge, la miniera di Serra Pelada viene abbandonata. Fermandosi ancora con il suo jacaré, durante una seconda visita, Raymond non trova più nessuno. Sotto un cielo scuro, le terrazze sono immerse nel silenzio. Le più basse sono sommerse da un lago fangoso formato dalle piogge. I viaggiatori del futuro le considereranno forse rovine inspiegabili. Ma invece questa piramide a testa in giù non è votata da alcun re divino. È solo un monumento effimero che testimonia l'inestinguibile energia degli uomini comuni. Fra le vestigia della foresta saccheggiata, le capanne sparse sono tristi e vuote. Solo alcuni garimpeiros, troppo poveri per partire, sono rimasti per cercare di strappare ancora un po' d'oro ai pendii della collina. La vita, priva di gran parte delle risorse della civiltà, è stata ingrata con loro. Là dove centinaia di milioni di dollari sono stati estratti dal suolo aurifero, non restano che sudice latrine pubbliche e la malaria imperante. Svanita ogni speranza,
Il fiume d'energia che animava un tempo quel formicaio umano si è prosciugato. Resta la solitudine. Gli acquisti settimanali dal droghiere si fanno senza dire una parola.